5 anni fa, Joker ha sconvolto il mondo del cinema, portando Phoenix all'Oscar per la migliore interpretazione. Il film sembrava anche chiudere la storia, dato che alla fine compariva la scritta The Hand. E lo stesso regista, Todd Phillips, aveva dichiarato che non ci sarebbe stato nessun sequel. Eppure, eccoci qui. L'uscita di questo film ha destato molti dubbi. Ma era davvero necessario? In base agli incassi che sta avendo il film, anche dopo il primo weekend di programmazione, sembra non aver avuto lo stesso impatto che aveva avuto il primo film all'epoca. Ora, la domanda è: cos'è andato storto? Il film è veramente un cesso, come dimostrano gli incassi e gli stessi meme che stanno girando su internet? Che cosa hai fatto? Allora, io sono un grande amante del primo film. All'epoca il suo impatto che ha avuto su di me è stato potentissimo. Ho ancora il poster appunto appeso alla parete. Nel corso degli anni è stato ridimensionato. Lo ritengo davvero un buon film che andava davvero a inserirsi in un panorama molto statico. Per quanto riguarda i cinecomics, all'epoca era lo stesso anno di Endgame, era proprio in un periodo in cui i cinecomic erano nel loro fiore degli anni, perché che se ne dica, Joker, Todd Phillips, è un cinecomic, non segue il genere tipico di quelli attuali, ma ovviamente prende personaggi tratti dai fumetti, come uno Shining, è un film tratto da un libro, perché i personaggi sono quelli, cambi la storia o metti pare, sempre tratto da un libro e Joker, sempre tratto da fumetti, rimane per quanto lo si possa rimaneggiare. Alessio è sempre rimasto un po' più tiepido nei riguardi del primo Esatto. film. Non sono mai stato un eccessivo amante del primo film di Joker. A me non mi è mai andata giù, ragazzi, il fatto che, anche se giocava su temi abbastanza scottanti, molto attuali, vuoi raccontare la storia di uno psicopatico, della vita che ha passato, degli abusi, della sofferenza, che vive ai margini della società, quindi nessuno pensa a lui, anche da questa violenza veicolata attraverso i media. E ok, ci stava, però non mi è mai andato giù appieno il fatto che, anche riguardandolo, dal mio punto di vista, da quello che ho provato io, è che si concentrava molto, forse troppo, sulla vita di questo povero disgraziato che veramente gliene capitano di tutti i colori, tutte le sfortune ce l'ha questo Arthur Fleck e basta. E poi il film terminava con la società che alla fine lo considerava una sorta di simbolo, un mito. E quindi mi è mancato la parte dove la figura dello psicopatico viene svilita, l'uomo che in realtà è. Ed è proprio per questo che noi, curiosissimi, anche se ovviamente un po' al ribasso nei riguardi di questo film, perché prima di andarlo a vedere è una merda, fa cagare, non doveva essere fatto, è la cosa Ovvio. peggiore del mondo, Sì, le è quello. critiche più feroci che possiate immaginare sono state dette nei confronti di questa pellicola. È un musical, quindi è una merda, anche cose molto prevenute, no? E alla fine lo andiamo a vedere, Alessio anche incuriosito perché ad Alessio la merda va sempre bene, e alla fine siamo usciti dal cinema stunnati, perché forse quello è il Sì. termine più adatto, perché tutto ci saremmo immaginati da questo film, tranne che come è stato effettivamente realizzato. Mi resta ancora difficile descriverlo come sequel perché, ragazzi, una volta uscito dal È cinema. l'anti-sequel. Perché una volta usciti dal cinema, la prima cosa che mi è venuta da dire è: questo è il finale. Questo Joker, Follia. È il finale che a me mancava nel primo film. E quindi mi veniva anche da considerare il primo come una parte 1 e il secondo come una parte 2. Se c'è una cosa su cui almeno io non concordo per niente è dopo averlo visto, perché è un ragionamento che puoi fare prima di vederlo, considerato il primo film. Questo film, alla luce di com'è, non era necessario, poteva non esistere. Sì, ma grazie a Dio che l'hanno fatto. Io, grazie a Dio che Phillips ha voluto approfondire
degli aspetti che secondo lui, forse, dato per come vengono trattati, magari nel primo film il pubblico non l'aveva percepiti bene o lui non è riuscito a voler dire esattamente ciò che voleva dire con il primo film, sono secondo me veramente una costruzione e una decostruzione in seguito delle azioni. Alcuni hanno detto e direbbero un processo al primo film, alle decisioni che Phillips ha voluto fare nel primo film, a cosa ci ha voluto mostrare, alle azioni di Arthur, e secondo me sì. Però non è un messaggio e basta il film, come ad esempio è la cosa che mi aveva rotto le palle di Matrix Resurrection. Matrix Resurrection è un film, dal mio punto di vista, a voi può garbare assolutamente, io non mi permetto, per me è un film che oltre il messaggio ti dà ben poco, perché poi ti dà una pellicola con mille contraddizioni con film precedenti, che non può essere considerata vero e proprio sequel di quelli prima, che non torna a niente. Già dopo i primi minuti di film, ma anche dopo essere uscito dalla sala, il film mi ha lasciato alquanto stordito. Mi sono ritrovato davanti una pellicola che ti lascia spiazzato ogni minuto, perché fa l'esatto contrario di quello che magari uno spettatore comune qualsiasi si può aspettare dopo il primo film. Sì. Io sono arrivato alla conclusione, senza fare spoiler, che è un film molto, ragazzi, metanarrativo. È un film forse più coi piedi per terra rispetto al primo. Non ci sono tutte quelle, per esempio, oddio, ma perché nel primo film tutti gli orologi fanno la stessa ora? Ma guarda, nello specchio c'è la sagoma di Batman. Quelle so cose. Il film si basa per la maggiore di Joker, che deve andare in tribunale e vedere la sentenza, cosa sceglierà, se la pena di morte o l'ergastolo per ciò che ha fatto. Possiamo dire diventa un film quasi true crime, che ormai è un genere che sta spopolando. Su Netflix, ragazzi, potete trovare la serie su Dahmer, di recente la serie sui fratelli Menendez. Esatto. In futuro, ora non si sa quando, uscirà la serie sul mostro di Firenze. La terza stagione di Monster di Ryan Murphy su Ed Gein. Quindi alla fine diventa un po' quello anche questo film. Infatti ecco perché, ragazzi, ritornando a quello che avevo detto all'inizio, per me questo era il finale che io non ho avuto nel primo film. Perché ok, in una pellicola mi mostri il passato del personaggio, gli abusi, la sofferenza che ha provato e anche la mitizzazione della figura stessa da parte della società, dalle persone che sono d'accordo della sua idea, come infatti lo dimostra in questo film Lady Gaga, ma poi mi mancava la parte dove questa stessa figura veniva svilita, veniva fatto poi percepire veramente chi è la persona, lo schifo, il sociopatico, il killer. Molti non volevano, però ecco, io ho avuto il finale che non ho avuto nel primo. Io, dato che non l'ho mai percepito necessariamente come te il finale, per me è un film che funzionava benissimo da sé, ma se c'è una cosa che molti hanno sempre sbagliato, per guadagnare $1 miliardo il primo film devi veramente aver preso tutte le fasce, l'errore che molti secondo me avevano fatto erano mitizzare, divinizzare, giustificare questa figura del primo film. Diventa un simbolo involontario, perché lui non gliene frega un cazzo, lo dice più volte nel primo film, diventa un simbolo di Gotham City, vive nello squallore, i cittadini vengono considerati poco, e io l'ho sempre vista come una parabola, un what if se in una città così disastrata, eccetera, le alte cariche dello Stato se ne continuano a fottere, attenzione, questo è quello che potrebbe succedere. E non è una cosa positiva, perché, ragazzi, non percepite il finale del film del primo come positivo, perché è esattamente quello a cui Todd Phillips andrà contro nel secondo film. Perché se voi avete giustificato il personaggio nel primo film, dato il suo passato, perché ti viene mostrato, allora è proprio a voi che questo film, secondo me, è indirizzato. Perché quello che va a fare Arthur Fleck alla fine del film è orribile. Beh sì. Lo vediamo fare delle cose da serial killer, infatti, che ottiene una grandissima presa sulle persone della sua città. Voi, ragazzi, avrete visto 1 miliardo di video di gente che parla di questo film. Secondo me anche andare a debancare delle argomentazioni, delle critiche errate può essere interessante, perché ce ne puoi fare tante di critica a questo film, perché fortemente imperfetto, ma almeno critichiamo le cose giuste, perché il fatto che nel film vengano criticate le musiche, appunto, sì, è un pessimo musical, perché le musiche non ti rimangono in testa, non ti vogliono necessariamente rimanere in testa nel film, come il primo, è fortemente dal punto di vista e nella psiche di Arthur Fleck.
come nel primo film, e seguono l'enfasi, la bellezza e la messa in scena giusta, i sentimenti e lo stato d'animo del personaggio in quel momento, che possono essere smorte, anche stonate nei momenti di più magari sofferenza o meno sicuro in se stesso, come possono essere eleganti, grandi, pompose e ben eseguite nei momenti di più sicurezza in se stesso. È cosa che ad esempio, facendo un paragone magari sbagliato, però lo fa perché all'incirca così venivano eseguite anche in Sweeney Todd di Tim Burton, film che io adoro. Molte volte anche lì non sono perfette, sono fatte a mezza voce, un po' strozzate, a seconda del momento e dello stato d'animo dei personaggi, semplicemente. Io l'ho trovato veramente diretto, forse con più sapienza del primo film, come se si fosse migliorato Phillips in questi anni. L'ho trovato fotografato benissimo, bellissimi, i colori di questo film sono splendidi, la fotografia è meravigliosa in certe parti, veramente. Sì. In conclusione, per chi ancora non ha visto il film e si vuole fermare a questa parte non spoiler, il film noi ovviamente si consiglia perché è un'esperienza veramente particolare, perché vi troverete di fronte, se siete fan del primo, a qualcosa che vi prenderà totalmente in contropiede. Come io sono stato preso in contropiede e l'ho apprezzato tanto, o magari vi farà cagare. Entrando più nello specifico, quindi con spoiler. Che bomba la bimba guapa. Che guapa la bimba. Prima di tutto, ragazzi, dura all'incirca sulle 2 ore, 2 ore e un quarto. Poteva durare meno. Poteva durare meno. Alcune canzoni le ho percepite, soprattutto verso il finale. Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi? Anche lì, da quel punto di vista, io ho una battaglia interna, nel senso, no, di stomaco. Il film ancora non so come prenderlo, perché se prenderlo film a sé o magari concentrandosi molto sui messaggi metanarrativi che vuole portare. Perché se lo si guarda a livello di musical, è vero, non ci sono canzoni memorabili. Cioè, te una volta uscito dal cinema non è che le cantichi. Forse c'è una canzone, ragazzi. Una delle scene che ho preferito, quella in tribunale, di lui che balla e canta, Joker is me. Però, ragazzi, il personaggio di Lady Gaga, che affianca la figura di Arthur Fleck. Ok, parliamone. Todd Phillips ha preso Lady Gaga perché, ok, per via della voce, della cantante. Però, ragazzi, lei non è molto esplorata. Potevate prendere una qualsiasi altra ragazza, metterla al suo posto, il film non cambiava, il film rimaneva quello. Sì, certo, cambiava la voce, non è quella di Lady Gaga, ok. Però anche lì io penso che abbia voluto Todd Phillips prendere la figura di Lady Gaga solo perché, e dargli quella pochissima caratterizzazione, se non forse quel momento in cui parla con Joker e rivela veramente chi è. Cioè, che lei non è una psicopatica. Che appunto nel film la vediamo sempre lì all'Arkham State Hospital. Esatto. Pensiamo sia una matta come Arthur. Come infatti, gli dice a lui, gli racconta un background falso. Esatto, gli mente. Gli mente, sì. Infatti, sì, poi scopriamo chi è veramente. Lei proviene da una famiglia ricca. Si è fatta internare lì volutamente. Ha pagato, ovviamente. Sì. Perché voleva stare con Joker. Lei è un'altra di quelle fangirl che amano i serial killer. Esatto. Io penso che non l'abbia voluta caratterizzare, io penso appositamente, io non penso, mi sembra strano che mentre era lì a scrivere no, non la caratterizza affatto. Io penso, voleva lasciare questo messaggio, ovvero lei può incarnarsi in qualsiasi ragazza che è affascinata dall'operato di questi serial killer. Oltretutto un'altra critica che avevo sempre sentito, Lady Gaga c'è poco. Lady Gaga è presente secondo me quanto doveva esserci, deve essere di accompagnamento alla storia principale di Arthur, che rimane ovviamente il core del film. Vediamo tutto attraverso i suoi occhi sempre. Io l'ho trovata semplicemente adeguata nel minutaggio giusto. Sì. Come ha detto Alessio, molte tracce musicali, molte parti musical, forse momenti in cui ce ne sono poche, momenti in cui ce ne sono tante l'una dietro l'altra, forse poco amalgamate bene in alcuni punti,
Può darsi. Per quanto riguarda invece, ragazzi, la figura di Arthur Fleck, di Joker, prima di tutto nelle scene musical dove lui canta, sarebbe il momento in cui si sente veramente libero, infatti sì. È dove fa più il pazzo. Sono quelle scene che mi è piaciuto di più anche, il Joker dove non guarda in faccia a nessuno, di lì al tribunale che uccide in maniera onirica. E poi tra l'altro c'è un frame prima di ritornare alla realtà, mentre in tribunale c'è Joker che si punta la pistola alla testa e si vede questa telecamera che si avvicina verso di lui. Mentre fa il sorriso, metà volto si oscura, dall'altra parte c'è solo il trucco con il sorriso. Io ci rivedo abbastanza un volto di un Joker. Ok. Poi qui la figura del Joker, quella che era stata mitizzata nel primo film, qui viene svilita. Qui vediamo un Joker, Arthur Fleck alla fine, che capisce cosa ha portato avanti, forse anche in maniera inconsapevole. Si pompa anche di tutto l'attenzione mediatica che ha, di tutta l'adorazione che ha dal popolo, e quindi diventa motivo per andare avanti. Cazzo, io questa cosa la voglio, l'ho sempre desiderata e non l'ho mai avuta. Che per poi andare avanti nella pellicola è troppo per lui. Il Joker in questo film per me è un'essenza, un'idea, una malattia, un'illuminazione negativa che può arrivare a qualsiasi essere umano per agire in una determinata maniera, a cui ha dato vita per primo. Infatti anche lui stesso che va in tribunale truccato da Joker, quindi per continuare ci marciava sopra la figura. Ci sono le telecamere, sfruttiamole. Come esatto. Poi piano piano inizia la decostruzione del personaggio, lui stesso inizia a capire, partendo subito da il nano che va in tribunale, dove lo stesso Joker, anche lì un Joker che per quanto era libero sfotteva chiunque, del nano che entra in tribunale in sottofondo diceva dai dai su. Infatti poi lo stesso Joker gli dice: ma perché sei contro di me, io ti ho anche salvato. E lì gli dice: in realtà ok, mi hai salvato, ma mi hai distrutto la vita. Certo. Io non posso più dormire la notte, io ho paura a dormire la notte, io non posso più uscire perché ho paura che qualcuno mi fermi e mi uccida da un momento all'altro. Un'esperienza orribile che lei gli ha fatto passare. Lì Joker inizia a Arthur Fleck inizia a capire il male che ha fatto. Il Joker sta sgretolando perché fa una cosa che Joker non farebbe mai: si sente in colpa. E poi un'altra scena che io ho apprezzato nel film, facciamo la conoscenza di un carcerato che vediamo è sempre vicino a lui, si sente bene in sua compagnia, infatti gli va sempre dietro. E quando Joker ritorna all'Arkham Asylum, al tribunale aveva sfottuto, aveva smerdato quei secondini grassi e stupidi. Oltretutto mi è piaciuto tantissimo il personaggio interpretato da Brendan Gleeson nella prigione, interpretato divinamente, protagonista di alcune scene veramente raggelanti. Io ho molto più empatizzato in questo film che nel primo con Arthur Fleck, perché qui tra l'altro tocchiamo anche un'altra parte di argomento, il fatto che vedevamo già una Gotham di merda, sporca, lercia, piena di cestini della monnezza dappertutto nel primo film. Qui vediamo ancora il peggio, perché nelle carceri, nell'Arkham State Hospital, il come vengono considerati tutti i vari pazienti e come vengono trattati, tutto quanto è davvero raggelante. Una volta tornato in prigione, quello di Harry Potter lo denuda, lo spoglia di tutto quello che aveva, anche del trucco. Gli mette, la prima cosa che fa è togliergli la sua identità, gli toglie i poteri. Gli toglie i poteri, ha un discorso alla Scream, questo può essere. Quando sono col costume sono Dio. Una scena molto forte rispetto anche al primo film, lo percepisci di più. Non si vede ovviamente, non vedendolo, ma è una potenza in più, però perché ti lascia anche con il dubbio un pochino, però ci ragioni, cazzo, è quello è successo. Esatto. Un po' di magone ti viene, perché per come è girata, il fatto che è tutto girato in maniera molto stretta, claustrofobica, tutto lercio. E poi si viene preso proprio buttato come un sacco di patate dentro la cella. Ritorna di nuovo il ragazzo che era stato sempre vicino a lui, dicendogli tranquillo che ce la faremo, troveremo i soldi. Vediamo il secondino che era già arrabbiato di suo dopo quello che aveva sentito. Anche perché il rapporto che ha questo secondino, Brendan Gleeson, con Arthur è sempre: dai, raccontaci una barzelletta. E lui comunque non vuole, restio, non lo fa più, o meglio, prima lo faceva, adesso come se Joker si è messo un po' in pausa dentro di lui. Anche lì, a discorso meta, ci si può vedere un po' il pubblico, magari sono stati già fatti tanti discorsi su questo. Dai, fai qualcosa da Joker,
sta di Joker. Per quanto era arrabbiato, giravano, prende questo carcerato e lo strangola fino a soffocarlo. Sì. E lì poi la telecamera si sofferma solo sullo sguardo di Arthur a terra con gli occhi aperti. Sentiamo tutto da fuori. Esatto, non vediamo nulla. Però lì ti fanno un po' capire cosa sta pensando Arthur, che un'altra persona è morta perché lui ha continuato a mandare avanti questo ideale di Joker. E da lì mi sa che abbiamo la rottura definitiva. Sì. Infatti dopo tornerà in tribunale e dirà: no ragazzi, non c'è nessuna doppia personalità, non c'è nessun Joker. Tutte quelle persone che ho ammazzato sono stato io. Arthur è quello che le ha uccise. Esatto. E in più dice anche ho ammazzato anche la mamma. Sì, aggiungendo benzina sul fuoco. E questo secondo me è proprio uno di quei momenti in cui tutti i fan sono lì: ma vaffanculo. E perché appunto ci sono delle persone che mentre erano nella tribuna se ne vanno. Lady Gaga / Harley Quinn se ne va. Perché lei amava il Joker, non voleva Arthur. Chi è Arthur? Io voglio il Joker. Esatto. Dopo che appunto è stato portato via di nuovo da una rocambolesca esplosione da parte di suoi proseliti, se vogliamo è anche una delle forzature narrative, nel senso lui è proprio davanti lì che ride, che sto venendo giù di colpevole, per la tensione gli scatta tutta la risata, e alle spalle, anche per come climax comunque è abbastanza bene, gli esplode alle spalle il muro, vediamo una mandria di persone morte e lui è completamente illeso, va tranquillo e beato. Quello serve per far andare avanti la narrazione, ovviamente è una cosa più forzata per andare avanti dove il film vuole andare avanti. Tra l'altro lì c'è una bella scena tutta in piano sequenza, davvero girata molto bene, fino a parlare con Harley non c'è più comunicazione fra di loro. Lei continuava a cantare, esatto. Gli diceva quello che provava cantando, però lui gli diceva no, basta cantare. Quindi anche lì ci possiamo ritrovare altri messaggi di metanarrazione. Il film che poi alle canzoni dice basta cantare, basta queste canzoni di merda. Tra l'altro quasi io dicevo ora gli spara, cioè io ero sicuro che in quel momento lei gli sparasse, e quanto pare era un finale iniziale, volevano farlo finire in quella maniera, quindi sembrava, infatti, però grazie a Dio poi finisce in una maniera secondo me molto, molto migliore, diversa. Perché il finale è veramente molto di impatto, secondo me. Tutto tranquillo, Arthur è in prigione, in galera, che ritorna il secondino che gli dice hai una visita, porta Arthur dove deve incontrare chi lo stava aspettando, però vediamo che un altro detenuto prima ferma Arthur e dice ti voglio raccontare una barzelletta. Intanto lì il secondino se ne va, e il problema è che proprio non è che si gira per dire ma che fine ha fatto Arthur, no, se ne è andato e poi non tornerà mai più. Sì. Poteva tornare indietro, girarsi, troviamo questo carcerato che tra l'altro, ragazzi, me ne ero accorto, mostrato una volta se non due all'inizio del film in disparte in un angolo che sorrideva, e lui vedi ok, poi ti ho raccontato una barzelletta e lì Arthur dimmela che tu vuoi fare. E poi anche lì, cioè è una cosa, cioè gli dà il suo momento, è quasi mi racconti barzelletta, è quasi onorato, gliela racconta. Ora ragazzi, stringendo, cosa gli dice questo carcerato e cosa succede quando uno clown fallito incontra uno psicopatico, insomma. Sì, un clown fallito a un bar ormai caduto. Ottiene quel cazzo che si merita, citando quindi quello che disse Joker quando uccise Murray. Esatto. E che succede? Lo pugnala. Più e più volte allo stomaco. Sì, una sequenza insomma anche abbastanza, cioè, realistica. Molto realistica, quindi molto fredda. Sì. Muore in maniera pietosa Arthur, come ha vissuto. E allo stesso tempo, tra l'altro, mentre appunto viene ucciso da questo psicopatico all'Arkham State Hospital, ci viene mostrato, stacca e ci mostra un precedente scena in cui Harley Quinn in una fantasia è a sparargli. E lo psicopatico è un po'... è rappresenta lo stesso Harley Quinn, è il pubblico che lo ammazza, quelli traditi, i fan che l'avevano mitizzato Arthur nella figura di Joker, traditi perché lui ha rifiutato la figura che lui stesso si era costruito, ma che per tutti gli altri è incredibile e inarrivabile. Lui l'ha rifiutata e quindi per questo si ottiene quel cazzo che si merita da quelli che amavano il personaggio di Joker e che lui ha cercato quando era al tribunale di ucciderlo, di far no, lo elimino, no, sono io, sono Arthur, ho fatto io quelle cose. E Arthur quando canta appunto mentre sta morendo sul pavimento parla del suo lascito, di un figlio, quel figlio è Joker stesso, è il suo, l'unica cosa che ha fatto che a qualcuno ha interessato.
nella sua vita merdosa. È l'unica cosa che da un certo punto di vista per alcuni ha funzionato, ha significato qualcosa. E anche lì tutti gli articoli, ragazzi, ma lo psicopatico che l'ha ucciso è perché dopo, capito, si fa il sorriso ovetrio o qualcosa. Può essere che Heath Ledger è il nuovo Joker. Oh, Dio. No, quello è proprio il modo sbagliato di cui discutere del finale. Perché infatti, se vediamo la telecamera nel finale, si avvicina lentamente allo sguardo di Arthur in terra. Sì. E non è che ti mostrano quello che sta facendo quello, l'assassino, il carcerato che l'ha ucciso, perché è messo e relegato in alto a sinistra sullo sfondo sfocato. Sì, certo, ti fa capire che si sta tagliando le guance per fare il sorriso, però è tenuto in sfocato perché non è importante chi è lui, perché il messaggio alla fine qual è? Che Arthur sì, è morto, ma il Joker continua a vivere. Qualcosa di troppo grande a cui lui ha dato vita e è diventato incontrollabile per lui, troppo pesante per lui, non ce l'ha fatta a continuarlo a mandare avanti, e qualcun altro lo farà a Gotham, non importa chi. E questo secondo me è un bellissimo finale. E quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video bello ciccioso. Ovviamente non è che parlandone in maniera appassionata come la nostra di queste cose, per forza questo film è perfetto, abbiamo detto, è pieno di difetti allo stesso tempo, però cioè apre tutte queste discussioni e certe cose del film sono veramente di valore proprio da vederlo e basta. E quindi secondo me ne abbiamo parlato nella giusta maniera alla fine. Sì, quindi ragazzi, io alla fine spero che questo video vi sia piaciuto, i nostri pareri a riguardo di Joker. Non ci uccidete nei commenti. Ragazzi, fate sapere voi nei commenti cosa ne pensate, diteci un po' la vostra. E guardate i nostri profili Letterboxd, dove ci sono tante cosine interessanti. Quindi niente, vi rimandiamo a un nuovo video. Prossimo video.